Gabriele Iuliano, sindaco di Rocca d'Aspide, che è il comune capofila del piano di zona ambito territoriale S7. È una giornata importante perché oggi presso l'aula consiliare vengono presentati tutti i servizi offerti dal piano di zona che resta vicino alla gente comune. Sì, è una giornata importante, molto significativa, diciamo, dove facciamo una raccolta delle attività e della programmazione che è stata posta in essere e anche l'occasione per presentare la carta dei servizi, uno strumento assolutamente decisivo, fondamentale innanzitutto per ricostruire un rapporto di grande lealtà e di grande collaborazione partecipativo con la gente, con gli utenti, con i cittadini. Perché attraverso questa, diciamo, raccolta di informazioni e questa carta appunto che si vuole attuare un processo innanzitutto di trasparenza e di piena partecipazione degli utenti rispetto a quelli che sono la gamma dei servizi che il piano offre. Devo dire il lavoro che è stato posto in essere in questi anni dall'ufficio, dal coordinamento nella fase sia di programmazione, di progettazione e poi di erogazione dei servizi è stato importante, significativo. Oggi ne tratteggeremo insomma gli aspetti salienti rispetto ad una pletora di servizi appunto che vanno dalle famiglie ai disabili, dai minori agli anziani, alle scuole, al contrasto alla povertà, alla disabilità. Insomma, un modo, diciamo così, attento di ascoltare le istanze e i bisogni della gente e di mettere in campo una serie di iniziative volte a contrastare il fenomeno del disagio sociale che, devo dire, in questi ultimi anni è aumentato a dismisura. Dottoressa Angela Quaglia, dall'area inclusione del piano di zona S7, oggi viene presentata la carta dei servizi e si parlerà appunto dei tanti servizi offerti alla cittadinanza, in particolar modo delle misure REI e reddito di cittadinanza. C'è stato grande impegno per assistere proprio i cittadini in questo senso. Sì, in effetti io mi sono occupata nell'ultimo anno e mezzo praticamente dall'istituzione del reddito di inclusione appunto di coordinare tutti quei servizi legati a questa misura molto importante. L'importanza di questa misura consiste nel fatto che per la prima volta si è passati, diciamo così, c'è stata un'integrazione tra le politiche attive e le politiche passive del lavoro, per cui oltre, diciamo così, a un contributo economico, gli utenti, i beneficiari di questa, appunto, di questa misura potevano usufruire di un supporto da parte dei servizi sociali e di tutta una serie di servizi erogati appunto dal piano di zona, tra cui il servizio di orientamento al lavoro, servizi legati all'educativa domiciliare o servizi anche di supporto psicologico. Ora ci troviamo ad affrontare in maniera, seppur in maniera marginale, il reddito di cittadinanza, perché noi subentreremo probabilmente da qui a qualche settimana, insomma, in questa nuova misura che questa volta prevede, almeno nella fase iniziale, l'intervento prioritario dei centri per l'impiego. Siamo comunque stati e rimarremo sempre vicino ai cittadini, vicino agli utenti che, avendo richiesto appunto l'ausilio, no, di queste misure, hanno grandi difficoltà sia di tipo economico che di tipo proprio di tipo sociale. La Regione Campania dal 2015, anno in cui ci siamo insediati ad oggi, ha raddoppiato le risorse ordinarie destinate agli ambiti territoriali e con il programma ITIVA abbiamo investito ulteriori 60 milioni di euro. Per far cosa? Per proporre un modello di welfare che sia differente rispetto a quello che invece il governo centrale sta in qualche maniera proponendo, cioè il reddito di cittadinanza. Noi immaginiamo che a fianco ad un sostegno economico sia indispensabile
disabile, fornire una serie di servizi. Le persone che sono in difficoltà e che hanno una serie di fragilità, che sono tante, le fragilità non solo sono economiche, ma possono essere di povertà educativa, possono essere difficoltà di trovare un lavoro che sia adeguato, una difficoltà nel formarsi, perché casomai durante l'infanzia non si è stati abbastanza forti da riuscire a ottenere un titolo di studio che ti consentisse di entrare nel mondo del lavoro. E dunque ITIA cerca di fare questo, di fornire una serie di servizi che possano accompagnare le persone ad uscire dal percorso di esclusione sociale. Si è svolto venerdì 31 maggio il Festival dello Sviluppo Sostenibile. L'evento, giunto alla terza edizione, è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Anche Altavilla Silentina ha aderito a questa iniziativa grazie alla cooperativa sociale Argonauta e alla collaborazione dell'amministrazione comunale e dell'Istituto Comprensivo. Nell'ambito di questa iniziativa, i ragazzi delle scuole medie hanno svolto un vero e proprio percorso. Prima tappa presso un allevamento bufalino. Successivamente sono stati in visita al caseificio La Contadina, dove hanno potuto vedere la trasformazione del latte in prodotti caseari. Ultima tappa presso la centrale di biogas CF Energy, dove avviene lo smaltimento dei reflui e la trasformazione in energia. Oggi insieme all'Istituto Comprensivo di Altavilla Silentina, in particolare alle terze medie, partecipiamo al Festival dello Sviluppo Sostenibile. Questo festival che è organizzato dall'ASPI, che è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, per mettere in risalto quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, su quello che riguarda appunto lo sviluppo sostenibile. Come Argonauta, insieme a Antonella Dell'Orto e all'ingegnere Giancarlo Cattaneo, abbiamo ideato questo evento che è intitolato proprio Sviluppo Sostenibile ed Economia Circolare. Lavoriamo da anni intorno alla didattica per far conoscere e valorizzare il territorio, e questo ci è sembrato un tassello importante, perché va anche in quello che è la conservazione del territorio in cui viviamo, andando nella direzione di attuare uno degli obiettivi appunto dell'Agenda 2030, che è il numero 7 in particolare, riguarda le energie rinnovabili. E in effetti noi oggi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo in relazione, come già succede, però in questo caso è una relazione molto virtuosa, un allevamento di bufale che quindi insieme al caseificio fa buona parte della ricchezza del territorio, però ci sono anche dei problemi legati ai refoli che vengono prodotti sia negli allevamenti che nei caseifici. In questo caso questo diventa una risorsa, diventano risorse con un impianto di biogas che trasforma tutto ciò in ulteriore ricchezza, sia economica ma anche per la salvaguardia del territorio, fornendo al territorio ulteriori risorse quando è appunto sia l'energia termica che elettrica, ma anche del compost per i terreni. Come Istituto Comprensivo siamo qui stamattina per arrivare anche al culmine, alla fine di un percorso sullo sviluppo sostenibile. Potrebbe sembrare paradossale nel nostro contesto così lontano dalle grandi aree critiche essere qui, però è corretto cominciare già nella fascia d'età della scuola media, coinvolgere i ragazzi in questo discorso e renderli partecipi di quelli che sono i concetti di sviluppo sostenibile, appunto, impronta ecologica, e conoscere anche il ciclo produttivo di uno dei prodotti d'eccellenza del territorio. Noi siamo lieti di ospitare le scolaresche perché sono il nostro futuro. Noi qui ad Altavilla Silentina, la sede del caseificio La Contadina, siamo lieti di fare questa attività insieme, in collaborazione con i nostri Virgilio Mari, perché in effetti ci teniamo a far conoscere come viene prodotta la mozzarella di bufala campana. Quindi facciamo vedere la raccolta del latte, il latte che viene controllato tutte le mattine, ma soprattutto il doppio ciclo di lavorazione. Perché questo? Perché abbiamo la necessità di far arrivare prodotto fresco
pubblico tutti i giorni in tutti e 64 i punti vendita. Qui siamo in un'azienda che cerca di fare ogni giorno cibo, energia e fertilità senza immettere CO2 in atmosfera, anzi richiamando la CO2 dell'atmosfera al terreno. Oggi è possibile dal punto di vista tecnico e biologico. E questi ragazzi, ho avuto il piacere di ospitarli, hanno capito che oggi si può fare. Quindi si può avere un mondo senza petrolio, senza inquinanti e ripulendo la CO2 che negli ultimi 100 anni è stata immessa in atmosfera. Abbiamo realizzato un brevetto, una tecnologia brevettata per riutilizzare i reflui zootecnici, il siero dei caseifici e la sanza dei frantoi, che qui è molto disponibile, per produrre un ottimo concime biologico, organico e sterilizzato, che ridà fertilità ai suoli, soprattutto quelli che soffrono nelle serre la forte concimazione chimica. In questo modo l'uomo può avere energia elettrica pulita, energia termica pulita, cibo e fertilità. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella. La BCC di Acquara ha un unico obiettivo: fare più prestiti alla clientela e aprire più conti correnti mettendosi al servizio del territorio. Conto anticipo fatture, credito agrario per aziende agricole, mutuo agrimprese, mutuo spinta verde, mutuo jolly, salta la fila, anticipo annuale di contributi PAC PSR AGEA ISMEA, PSR 2014-2020 Campania. Vieni a trovarci in una delle nostre filiali ad Acquara, Cocca d'Aspide, Capaccio, Eboli, Oliveto Citra, Battipaglia, Salerno, Campagna, San Gregorio Magno e Sant'Antonio di Ponte Cagnano. BCC di Acquara, insieme per la crescita del territorio. Sulle colline di Pestum, Green Park Eventi Bio, Wedding Sensorial Experience. Con il 71% delle preferenze, Carmine Caselle è stato eletto sindaco di Felitto e noi siamo proprio in sua compagnia presso il comune di Felitto, appunto, commentiamo insieme questa vittoria. È stato un consenso molto ampio, questo ci riempie di orgoglio e di gioia, sia a me che ai candidati. Quindi adesso però ci sono da parte dei cittadini grandi aspettative, quindi per me sarà una grande responsabilità. Quali sono i primi punti del suo programma elettorale che provvederà ad applicare? Diciamo, un punto importante del nostro programma è aprire le porte del comune alla società civile. Quindi noi programmeremo un incontro con tutti gli imprenditori, i liberi professionisti, i ristoratori e tutti i cittadini che vorranno far parte, perché ci diano il loro contributo. Sindaco, quale sarà l'impegno suo e della sua amministrazione per garantire continuità a Felitto? Diciamo che già nel mese di giugno ci sono varie gare per affidamento dei lavori, in primis quella della scuola, che abbiamo qua un edificio che sarà ristrutturato, al cui interno ci saranno adibite delle mense che utilizzeremo sia per le manifestazioni che faremo, che si faranno, e sia per la mensa scolastica per dare un pasto caldo ai nostri bambini.
questo diciamo è stato inserito nel programma. Poi abbiamo la strada che ci collega agli Alburni, al Vallo del Diano, che è la cosiddetta San Vito, che sarà rifatta interamente, quindi i lavori saranno affidati a breve, a brevissimo. Poi abbiamo la strada con l'Unione dei Comuni che ci porta a Ponte Calore, che sarà migliorata. Poi abbiamo un altro progetto in fase di gara, di espletamento, che è l'InfoPoint, che nascerà proprio qua nella casa comunale giù al piano terra. E poi ci saranno degli interventi sulla strada che ci porta a Rocca d'Aspide comunale, la cosiddetta strada della montagna, in cui rifaremo dei pezzi di asfalto e alcuni altri interventi sul territorio dove sono dissestati. L'estate è ormai alle porte, Felitto è una zona turistica, quali saranno le iniziative estive che metterete in campo? E come noi abbiamo ad agosto la famosissima Sagra del Fusillo, in cui la Proloco la organizzerà, poi ci sarà un'altra manifestazione giù a Remolino i primi giorni di luglio. Come comune abbiamo affidato già la piscina comunale alla Proloco, come abbiamo fatto già anche l'anno scorso, per poterla usufruire sia da parte dei cittadini che dei visitatori che arriveranno. Noi come comune, come già ho detto in passato, garantiremo dei servizi migliori come parcheggio, come servizi igienici giù nell'oasi di Remolino. Poi cercheremo di istituire delle guide turistiche che ci porteranno i visitatori lungo il percorso delle Gole del Calore. Poi abbiamo tanti altri programmi da mettere in piedi, ma li metteremo a breve, dopo che dal primo consiglio nascerà la nuova giunta comunale. Qual è il messaggio che Carmine Casella, da neo sindaco di Felitto, vuole lasciare ai suoi cittadini? Beh, un grazie infinito, perché come dicevamo prima, un consenso così ampio meritano di essere ringraziati ad uno, però adesso la fase elettorale oramai è terminata, quindi noi ci dedicheremo al lavoro e vorremmo che da parte dei nostri concittadini partecipassero con idee per rendere più accogliente e migliore il nostro amato paese. Siamo nell'aula magna dell'Istituto di Istruzione Superiore Parmenide di Rocca d'Aspide con il dirigente scolastico Mimì Minella, perché questa è una serata davvero importante, in quanto verrà consegnata una borsa di studio agli studenti più meritevoli in memoria di Alessandro Ignarro, che è stato un alunno di questo liceo venuto a mancare troppo presto. Un alunno, un esempio per tutti noi. Come studio, come persona, una bellissima persona, una bella persona davvero. È un ragazzo che stava sempre in primo piano perché valeva davvero. Questa cosa l'ho pensata l'anno scorso nel giorno dei funerali in chiesa. Ho detto io devo ancora ricordare sempre Alessandro Ignarro, perché ho visto tutta quella gente, ma tantissima gente. Quindi ogni anno farò questo giorno, certamente. Purtroppo abbiamo avuto altre tre perdite di alunni, di figli nostri, in questo mio istituto, e con acronimo l'anno prossimo senz'altro intitoleremo direttamente questa borsa di studio. Però quest'anno io avevo già fatto il tutto con l'intestazione, avevo fatto anche richiesta all'istituto di BCC di Aquara come sponsor, diciamo, come ente finanziatore della borsa di studio, e al Rotary Club. L'anno prossimo, dico purtroppo perché abbiamo perso altri tre ragazzi, però è molto significativa questa borsa di studio, perché Alessandro continuerà ad essere presente con noi, continuerà ad aiutare i nostri ragazzi, che sono quattro borse di studio di 1.300 euro, divisa in primo premio 400 euro e secondo, terzo e quarto di 300 euro. Inoltre sarà questa sera premiato un altro ragazzo di ben 2.500 euro che si è classificato prima alle Olimpiadi di Matematica a Bari. Preside, infatti è stato un anno veramente difficile per questa scuola e questo tipo di manifestazioni possono invogliare i ragazzi a continuare ad amare la vita nonostante tutto. Sì, abbiamo passato momenti bruttissimi l'anno scorso, ancora di più la quarta di allora e quinta di quest'anno, a che qualcuno di loro, questa cosa non la volevo dire, ma Alessandro mi ha tirato, lo devo dire.
Dice, preside, a chi toccherà di noi? Ho detto, ragazzi, calma, quest'anno, un po' con l'aiuto nostro, io sono stato spesso da loro in classe, un po' pure a modo mio, nel senso riprenderli un po' con durezza e ugualmente poi dopo sorridere loro. Adesso avranno imparato il mio carattere, quindi hanno capito benissimo che ero per loro e penso che sarò per sempre per loro anche un secondo padre, che sono sempre qui, altri 5-6 anni ancora, e la mia porta è sempre aperta a questi ragazzi. Si è svolto presso la Chiesa San Giuseppe Lavoratore di Borgo San Cesareo il saggio musicale dell'Istituto Comprensivo di Albanella. Circa una quarantina i ragazzi che sulle note di Verdi, Beethoven e Mozart hanno allietato la serata. Soddisfatti i professori Formicola, Immediata, Gibboni, Micieli, che hanno visto ben ripagato il loro lavoro. Alla serata è stata presente la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Albanella, professoressa Antonella D'Angelo, e il neosindaco di Albanella, Enzo Baggini. Thank you.